Eccoci arrivati alla lettura di carte oracolo e di tarocchi per il mese di novembre. Dato che è un mese molto intuitivo, molto mistico, andremo ad utilizzare e scegliere quale mazzo parlerà per voi, quindi quale andrete a scegliere tramite le immagini, tramite i pianeti, tramite i segni, a livello molto cosmico e astrologico. Non vi metterò cristalli questa volta, ma voglio che il vostro intuito parli in maniera chiara, in maniera immediata. Quindi, come funzionano queste letture se è la prima volta che capiti su questo canale o ne fai una? In maniera molto semplice, sei portato ad ascoltare il tuo intuito che ti indirizzerà su uno di questi mazzi. Quindi puoi anche fare così, mettere una mano davanti a ognuno di essi e un attimino percepire qual è che più ti richiama. Oppure scegliere in base al mazzo numero 1, 2 e 3 o a questi segni che adesso ti vado un attimino a spiegare. Quindi il mazzo numero 1 abbiamo Lilith. Lilith che ci parla, vediamo questo lupo, quindi una forza selvaggia, un ruggire, un ululare, ululare alla luna. E poi abbiamo Plutone. Abbiamo questi due, Lilith e Plutone per il gruppo numero 1. Plutone è il pianeta di andare a toccare le proprie ombre. Quindi se siete chiamati, richiamati da questi due, sceglierete il numero 1 e troverete in descrizione i timestamp per andare direttamente alla vostra lettura. Se invece siete attratti dal numero 2, da questo sole con la luna centrale, la carta The Wild, la carta specifica di questo mazzo, legata proprio al nostro intuito, al lato selvaggio, e abbiamo questo lato selvaggio, questo intuito che però è con Venere, quindi una femminilità da riscoprire, un altro lato della femminilità da scoprire, non solo un lato lucente, qualcosa in più. Venere governa quindi la bellezza, l'estetica, l'amore, i valori, i soldi, quindi se siete attratti da queste tematiche potreste essere attratti proprio da questo secondo mazzo. In terzo invece abbiamo chi governa questo mese, lo scorpione, Beauty and Damned, quindi abbiamo proprio la bellezza di questo segno, quindi con la fluidità dell'acqua. Lo scorpione è un segno d'acqua, molto psichico, molto intuitivo, legato al mistero, al proibito. Quindi se siete attratti da queste carte, da questi simboli, eccetera, il terzo mazzo è quello che vi sta chiamando. Se siete attratti da più di uno, probabilmente bisogna che li ascoltiate entrambi perché vuol dire che c'è un messaggio in ognuno di questi. Essendo poi letture collettive, il mio consiglio è quello di prendere ciò che risuona con voi e lasciare andare il resto, perché come sempre l'universo parla attraverso simboli. Quindi quello che io faccio è semplicemente sono il tramite, quindi vado a cercare di interpretare questi messaggi per voi. Quindi, detto ciò, l'intro oggi è già stata un po' abbastanza lunga, entriamo nel vivo e iniziamo subito. Ah, ultima cosa, come sempre in descrizione trovate i link ai vari mazzi che ho usato se vi possono interessare. Se hai scelto il primo mazzo, andiamo subito un attimino a comprendere questi due segni. Quindi abbiamo Lilith e abbiamo Plutone. Sono entrambi considerati dei pianeti in astrologia, anche Lilith è un asteroide. E Lilith ci parla proprio dello spirito della donna selvaggia, di quella necessità di ribellarci a un qualcosa che non ci sta bene, al sentirci inferiori, al sentirsi oppressi, al sentirsi limitati, al sentirsi sempre di giocare in piccolo perché ci viene richiesto ciò dalla società oppure perché è la norma, perché è normale, bla 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 bla. Plutone, che è il pianeta della potenza, del potere, di vita, morte e rinascita, il pianeta dell'oltretomba, ci invita a dire: ok, come posso utilizzare al meglio il mio potere? Come posso utilizzare questo enorme potere che è già nascosto dentro di me e portarlo fuori con eleganza, con rispetto, con responsabilità? Ecco che entra in gioco Lilith. Entra in gioco colei che ha deciso all'alba dei tempi di dire: no, non mi sta bene che io debba essere inferiore a qualcun altro. Dobbiamo essere uguali, dobbiamo essere allo stesso livello. Allora, ok, perfetto, collaboriamo insieme, andiamo oltre. Ma se questo non è rispettato, scusa, ma io dico di no. Anzi, tolgo lo scusa, io scelgo di dire di no, mi ribello a ciò. Quindi queste due carte invitano proprio a richiamare il proprio grande potere interiore. Molto probabilmente tramite cosa? Tramite il ribellarsi. E questo mese, che è il novembre, apre il mese con un momento di andare a conoscere le proprie ombre, di
guidare e anzi di onorare il passato, gli antenati, ciò che è stato, ecco che magari ci va a dire rispetta anche te stesso, rispetta questo lato, prova a tirare fuori realmente ogni sfaccettatura di te, anche quelle che sembrano sfaccettature ombra, nascoste, oscure, vai a vederle e vai a vedere cosa in realtà celano realmente in profondità, non in superficie, non alla prima occhiata, vai in profondità. E Plutone ti darà lo scettro del potere. E perché te lo darà? Perché tu hai fatto questo tipo di lavoro. Ricordatevi, l'universo non regala un bel niente. L'universo propone, amplifica quello che già è nascosto dentro di noi. Starà a noi tirarlo fuori, ok? Ora andiamo anche ad analizzare un attimino per questo mese cosa i tarocchi ci vanno a dire. Allora, prima quando li ho preparati, le carte sono uscite in questa modalità, con questa come vedete a metà. Quando a me escono le carte in maniera proprio né dritta né rovescio, ma proprio a metà, ci tengo a tenerle così per un motivo. E che poi quando ci arrivo ve lo spiego. Iniziamo dal principio, abbiamo in realtà in questa stesa, quindi in queste carte che sono uscite di tarocchi, abbiamo la bellezza di 1, 2, 3 e 4 arcani maggiori, ok? E iniziamo con un arcano maggiore, quindi quando si parla di arcani maggiori andiamo a prendere un po' delle tematiche più, come dire, che sono più temi legati al collettivo, a un qualcosa di più grande. Nelle altre carte di solito invece sono più legate al quotidiano, dei problemi un pochino del day by day, quindi di ogni giornata. Qui invece andiamo a prendere più ideali, valori condivisi, un qualcosa di più grande. Quindi iniziamo, vi dicevo, con la carta della stella, The Star. Quindi inizio mese, quindi inizio novembre, si prospetta per voi con questa carta, che è una carta splendida perché ci va a dire che stiamo manifestando ciò che desideriamo. Perché? Perché ci siamo tolte tutto, ci siamo lasciate solo la nostra pelle, la versione proprio, stiamo mostrando la versione più pura di noi stessi, senza latrine, come si dice, non si dice latrine, senza paillette, senza maschere, senza armature davanti a noi, pure come siamo, puri come siamo, stiamo facendo vedere realmente la nostra luce interna e questo ci permette di, vediamo l'acqua, di far fluire la nostra femminilità, il nostro intuito e di risplendere con ciò, proprio perché sta fluendo in una maniera che è naturale, morbida, è pienamente autentica, autentica perché è nella sua purezza. Ok? Quindi cioè, vedete quante stelle sono qua in cielo, ce n'è una brillante, la più grande che siamo noi, ma nel mentre che noi qua a inizio mese stiamo brillando della nostra luce senza paura, di quella luce che nasce dal profondo, estremamente autentica, ecco che tutte queste altre stelline attorno è la nostra luce che aiuta anche le persone attorno a noi a concedersi di brillare, ok? È una bellissima metafora. Di fianco abbiamo poi a rovescio, vediamo quanti siamo, il 6 di spade. Il 6 di spade. Quindi vedete che da questa parte siamo un po' amareggiati, stiamo andando incontro a qualcosa che non ci piace, eccetera. Ma essendo girato ci va a dire che quel qualcosa che non ci piace, che magari andava un po' contro il nostro intuito, perché qualcosa che ci bloccava a livello mentale, quindi possono essere paranoie, credenze limitanti, qualcosa che ci bloccava proprio a livello del nostro intelletto, era come qualcosa che il nostro intelletto, il nostro magari critico interiore ci diceva no, non andare da quella parte perché non ha senso, non ha logica. In questo caso noi stiamo lasciando andare il non ha senso, non è logico, non è scientifico, tutti i problemi che la nostra testa, come dire, ci fa, per arrivare dove? Per arrivare a questo punto centrale in cui abbiamo, quindi immagino verso la metà del mese o nelle giornate insomma centrali di novembre, abbiamo due carte degli arcani maggiori. Abbiamo The High Priestess, quindi la sacerdotessa, e abbiamo il mondo, completamento. Il mondo ci va proprio a parlare di una chiusura di un capitolo che molto probabilmente avevamo aperto. E la sacerdotessa è molto connessa alla sua saggezza interiore, all'intuito, qua anche qua parlavamo di intuito, quindi è probabile che, vedete la luna qui, stelle e luna, come a mio parere, essendo queste due vicine, come dire, state arrivando alla fine, a completare un percorso che avevate già iniziato sul vostro intuito. Avete fatto un lavoro profondo di connettervi col vostro intuito, di comprendere come fare ad avvicinarvi a esso, come fare a comprendere
cosa vi sta dicendo il vostro corpo, in che maniera sta parlando, ok, con voi, quali segnali, quali messaggi vi sta mandando, perché l'universo parla anche tramite la saggezza enorme del nostro corpo fisico. Qui stiamo parlando di tutto ciò, stiamo parlando di studio, di conoscenza, di una conoscenza che è molto spirituale, si parla della sacerdotessa, ok? Quindi c'è una conclusione di questo capitolo, come dire, finalmente arriviamo al traguardo di ci sentiamo di avere imparato, di conoscere, di avere appreso, di avere una conoscenza che è solida, che è profonda, che è spirituale. C'è un piccolo ma. Il piccolo ma è derivato da, ok, cosa me ne faccio, cosa me ne voglio fare di questa conoscenza? Qui abbiamo il 6 di denari, quindi questa conoscenza che ho preso, queste risorse, questo grande dono che ho costruito nel tempo, che sono andata a scoprire, che magari ho riscoperto, eccetera, questa carta così a metà ci va a dire, ok, cosa ne voglio fare? Voglio utilizzarla come un aiuto, come un dono, far uscire, vendere i miei servizi, creare un dono, offrire la mia conoscenza, ciò che ho imparato, ciò che ho appreso, oppure rimango, come dire, rimango in ciò che ho sempre fatto, rimango un pochino tenendomi chiusa, rimango ancora, tengo queste conoscenze magari solo per me, ho ancora paura di esprimerle, di portarle fuori. Quindi qua siamo in un punto e mezzo e ci dirà. Le altre due carte che vedete che sono uscite al contrario, abbiamo Page, quindi il fante di denari, e abbiamo la luna. Abbiamo le stelle, abbiamo la luna. Queste due, secondo me, se non mi sbaglio, sono una dopo l'altra come carte. Vediamo i numeri romani, adesso aspettate che faccio sempre fatica. Sì, infatti mi ricordavo, questo è il 17 e questa è la 18ª carta. Quindi la luna parla tanto dell'intuito, parla di andare a conoscere il nostro lato più ribelle, il nostro lato più selvaggio, quel lato oscuro che teniamo dentro di noi. Abbiamo lo scorpione, siamo nella stagione dello scorpione, quindi c'è il cane domestico ma c'è il lupo, le due facce della stessa medaglia, le due facce che sono dentro di noi, siamo noi a doverle conoscere, a comprendere anche l'altra faccia della luna, quindi non solo il bello, tutto di quello che è bellino, carino, rose e fiori, eccetera, magico della spiritualità, magari dell'intuito, tutto quello che è bellino, ma anche quello che è più profondo, quello che magari ha un tocco oscuro, quello che magari ha un fondo che ci apre porte nascoste, diverse. Ci dice, c'è ancora paura, secondo me, qua a fare questo percorso. Come dire, c'è una resistenza materiale, quindi di dire, magari non mi sento ancora pronto per, non ho ancora le capacità per fare questo tipo di lavoro, non ho ancora le capacità per donare, per confrontarmi. Prima devo andare ad affrontare, a conoscere bene anche questo mio lato, questo lato. Non solo vi dicevo quello bello, rose e fiori, ma anche quel lato selvaggio, vedete che ritornano qua, Lilith e Plutone. Quindi verso la fine del mese torneranno queste tematiche. Ho iniziato, ho fatto un completamento di un mio percorso, ma qui, come dire, se ne sta aprendo un altro, ed avendo anche tanti denari, c'è tanto sole, c'è tanta luce, ci porterà ad avere anche un ritorno di risorse, quindi dire ok, avrò frutti del mio lavoro, abbondanza, prosperità, perché lo vediamo qui, se scelgo di fare questo tipo di lavoro, se vado in profondità, vado ad analizzare anche il lupo che è dentro di me, vedete? Lupo, il lupo, non solo il cane addomesticato, devo andare oltre, devo fare quel passo in più, quindi magari non seguire solo quello che mi è stato detto, quello che i miei insegnanti, i miei maestri mi hanno portato, ma iniziare io a fare il lavoro, iniziare io a fare la maestra, l'insegnante di me stesso. Ho chiesto alle carte della rosa quali punti devono uscire per voi, quindi andiamo a parlare di un femminile. Per questo gruppo, per voi del gruppo numero 1, sono uscite queste due carte, quindi proviamo a vederlo un attimino insieme. Abbiamo la prima che parla di rilasciare i petali, trasformazione, morte, rinascita, shedding, quindi quello di cambiare pelle. All change, tutto sta per cambiare, tutto sta per trasformarsi ed è perfettamente in linea con queste due carte, soprattutto con Plutone. Plutone parla proprio, vi dicevo, di vita, morte, miracoli. Vita, morte, rinascita. La rinascita è un miracolo, la vita è un miracolo, ma la vita accade solo perché abbiamo la morte e poi la rinascita, è un ciclo continuo. Quindi ci dice, per poter rinascere,
abbiamo bisogno di lasciare andare, di cambiare pelle, di fare una grande trasformazione. Quindi in questo mese per voi ci sarà tanto questo sentore di trasformazione, e questa trasformazione avrà anche un altro lato magico, quel lato magico riguardante, vedete, questa, la bellezza della sensualità, dell'amore, della devozione, dell'estasi, del piacere. Questi punti, quando proprio si dice che si è appetit mort, no? Quando l'estasi è proprio come una piccola morte. Ecco che riprende questo discorso, questo concetto di vita, morte e rinascita. Ogni volta, non dovete anche lì essere estremamente letterali in quello che dico. Prendete proprio il discorso più ampio, a livello più poetico, a livello più metaforico, più grande, no? Ci parla di come l'amore, di come questa grande capacità arriva tramite un tipo di morte, perché c'è una rinascita dopo. Ok, la devozione, il romanticismo, amore, sensualità. Vedete come questo sarà magari un'altra tematica per voi di questo mese. Quindi sarà quello di far proprio, di portare al di fuori questo tipo di amore, questo tipo di sensualità, questo piacere, questa estasi, non essere, non sentirsi in colpa per provare ciò, per scegliere il piacere over, mi viene in mente, sopra l'obbligo, come si dice, il dovere. Molto spesso è sempre il discorso dovere prima del piacere. Anche qui, in questo caso, questa letta non vi porta a questo, vi porta anzi a rilasciare questi petali del passato e dire: ma chi l'ha deciso queste? Perché non posso io avere il potere di giostrarli, di gestirli nella maniera che scelgo io, in contemporanea, assieme? Non per forza uno deve escludere l'altro. Io posso anche scegliere il piacere con responsabilità, ok? Quindi secondo me è questo che vi porterà a fare questo mese, vi porterà a portare fuori queste illuminazioni. Ho poi anche voluto prendere, proprio sono tutte carte legate a quello che ho sentito per questo mese, quindi la grande trasformazione, il concetto del femminile, il concetto delle ombre, guarigione. Quindi sono andata a prendere le carte della guarigione, della autoguarigione, e le carte del passato. Quindi vediamole, le giriamo assieme. E abbiamo Wild e Saggezza. Entrambe ci vanno proprio a parlare di riportare fuori quella saggezza. Questa è la carta del passato, delle vite passate. Quindi abbiamo un unicorno, abbiamo la purezza del cavallo bianco che ci dice: ricordati che c'è una saggezza molto forte già dentro di te, derivante da vite precedenti. È già dentro, devi avere il coraggio, devi avere il drago che ti supporta, che ti spinge verso questo vascello con la luce per andare a riscoprirla, far luce su quella saggezza profonda. Vediamo qua l'oscurità che è già dentro di te, e poi far cavalcare su questo cavallo selvaggio, su questo unicorno anzi selvaggio, ok? Quindi a me sembra assolutamente tutto in linea, estremamente potente. E per concludere poi questo messaggio, questa letta per voi di questo mese, ho scelto di nuovo di prendere le carte degli angeli che vi danno delle risposte. Quindi se durante tutto il corso di questa mia un po' spiegazione vi è venuta in mente una domanda specifica a cui sentite il bisogno di avere una risposta, ho la carta per voi che vi darà il suo messaggio. Oppure se durante questo mese vi viene in mente una domanda molto particolare, dite: ok, ritorno al video che ho visto e vado a vedere cosa mi aveva detto il messaggio degli angeli, qual era la loro risposta, perché per voi è uscita questa risposta che la andiamo a vedere. La ci dice peaceful resolution, quindi ci parla di una soluzione, di trovare un accordo, un compromesso, una soluzione più che altro pacifica. Qualunque sia la vostra domanda, cercate di interpretare per voi questo messaggio, ok? Perché quello che è uscito è esattamente questo, ed è ciò con cui vi lascio con questa lettura di questo mese. Per me è bella dritta, bella intensa. Fatemi sapere nei commenti se avete scelto questo gruppo, se i discorsi, i concetti, i messaggi usciti risuonano con voi, e noi ci vediamo al prossimo video. Eccoci al gruppo numero 2 per tutti voi che avete scelto.
queste carte, o questo secondo gruppo che vi ha richiamato, abbiamo la carta The Wild, che è la carta un attimino particolare di questo mazzo, perché è proprio dedicata a The Wild Zodiac Card, quindi è proprio quella che ho voluto creare per questo mazzo specifico. E vediamo che c'è il sole e la luna, l'intreccio di questi due luminari, il lato selvaggio. Ci dice: troverai sempre la tua vera natura in natura, che è una delle citazioni che amo di Rebecca Campbell, e per me è importantissimo questo ritorno alla natura, e come la natura sia madre, sia supporto, sia lì da insegnante, ci insegna sempre qualcosa. Quindi ascolta gli elementi, fuoco, terra, acqua, aria, e la madre terra si manifesta come guida davanti a te ogni giorno. Passa del tempo in natura, mi raccomando. Venere ci parla anche di una prosperità, di una natura abbondante, di una natura bella, della bellezza della natura, dell'armonia della natura, ok? Quindi qua partiamo con voi con queste un po' guide: la natura, il lato selvaggio della natura, e Venere che ci parla di bellezza, di estetica, di femminile, di un femminile che è lucente. Dice: rifletti sui tuoi valori e su amore, piacere, denaro e abbondanza. Concediti di amare e essere amato dalla vita, che è l'insegnamento, uno dei più grandi insegnamenti che ci dà madre natura, la natura, ok? Quindi queste ce le teniamo qua. Ora andiamo a vedere anche le carte dei tarocchi, cosa ci dicono. Sono uscite, le ho messe in una maniera molto particolare che adesso cercherò di riproporvi qua, infatti vedete le prossime. E iniziamo passo per passo, perché coi tarocchi ci permette di andare a fare un'analisi un attimino più profonda, di andare a comprendere qual è il messaggio per il corso di questo mese, cosa novembre ci porterà, su cosa ci farà riflettere, ok? Iniziamo con Warrior of Swords, il 2 di Pentacles, quindi il guerriero di spade, il 2 di denari, quindi un giostrare sulle nostre risorse, sui nostri beni materiali, su cosa abbiamo creato, su cosa abbiamo sì creato nella nostra vita. Quindi giostrare, essere multitasking, giostrare più sfere della nostra vita con maestria. Lei non ha paura di farlo. Perché? Perché si è preparata prima, perché ha lavorato molto sul suo mentale, sul suo intelletto, sulle sue credenze. Quindi la vediamo che anche in una posizione di, è la posizione del guerriero, di stabilità, di centratura. La sua mente è un aiuto per lei, non è più un problema, un critico interiore estremamente severo, non si fa più guidare dalla mente, è lei che guida la mente, ok? Ed è per questo che è in grado di giostrare tutta la prosperità materiale che ha creato nella sua vita, in maniera, vedete, estremamente tranquilla. Entrambe hanno gli occhi chiusi, quindi lo possono fare ad occhi chiusi, sono talmente maestre di ciò che lo fanno con questa enorme tranquillità, cioè proprio con una grande tranquillità, perché sono in pace, serene, tranquille dentro. La pace interiore è quella che si manifesta poi fuori. Quindi possono tenere questi occhi chiusi, e ricordiamoceli questi occhi chiusi, perché li ritroviamo nelle successive due carte che sono uscite. Quindi questo sarà un po' l'inizio del mese, come ci ritroviamo in questa situazione. Grande centratura mentale, una chiarezza mentale precisa, interna, che ci permette di giostrare su più campi, proprio a livello materiale, fisico, nel nostro quotidiano, ma non solo, perché poi li abbiamo tutti. Quindi abbiamo spade, pentacles, cups and wands, spade, denari, coppe e bastoni. Tutte, queste sono proprio uscite una dopo l'altra, quindi ci porta prima alla mente, prima a gestire il fisico, il quotidiano, le emozioni, i sentimenti, goddess, cioè maestria più totale, siamo dee nel gestire i sentimenti, le emozioni non ci sovrastano più, anche qua abbiamo gli occhi chiusi e siamo assolutamente in pace, una pace interiore, interna, emotiva, che ci permette di essere veramente dee delle nostre emozioni in una maniera molto tranquilla. Siamo in grado di fluire, e anche qua abbiamo costruito una passione molto grande, siamo arrivati a un grande livello della nostra passione, del nostro fuoco che bruciava dentro. Guardate quanti
bastoni, quindi figurativamente rappresenta quante cose stiamo portando sulle nostre spalle, tantissime, stiamo giostrando, riusciamo a tenerle assolutamente, vedete, in piedi, quasi tutte, quasi. Quindi verso metà mese capirete che è arrivato il momento di iniziare a condividere questo peso delle responsabilità, di ciò che vi appassiona, con qualcun altro, oppure iniziare a delegare qualcosa, iniziare a dire ok, facciamolo insieme, oppure ti lascio qualcosa. Qua c'è proprio bisogno, grazie a tutto questo percorso qui che ha fatto, di lasciare andare qualcosa, perché non può più continuare a mettere una cosa dopo l'altra, ma rimane quella tranquillità, anche qua abbiamo gli occhi chiusi, quella tranquillità interiore enorme, quella grande pace interiore. Ma, e qui è l'altra carta, è uscita un'altra carta che è anche nel gruppo prima, è uscita una carta a metà, ovvero né dritta né a rovescio, e quando è a metà è sempre per me proprio il discorso di la scelta, ci ricordano, le carte sono, come dire, a volte sono belle stronze, e quindi ci ricorda che sta a noi decidere dove dirigerci. Non lo possono dire loro, non lo possono fare loro al posto nostro, dobbiamo farla noi questa scelta. Quindi quando mi esce a metà, mi va proprio a parlare di questo. Le direzioni, come vedete, sono tante. È una carta qua, è la prima carta che abbiamo degli arcani maggiori, è il folle. Quindi sta a noi scegliere qual è il prossimo passo per poter arrivare a uno step successivo della nostra vita e scegliere quella nuova direzione, dire ok, qua ho già, come dire, padroneggiato tantissime cose. Ora vedete che c'è questo, le bellissime frecce, le indicazioni che ci dicono puoi andare di qua, di là, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati a dire, ok, adesso dove vado? Mi ritrovo in questa situazione di pace interiore, sto enormemente bene con me stessa, dove vado adesso? Cosa faccio? E qui ci dice, sta a te. Quindi utilizza il tuo intuito, abbiamo il gatto, quindi vai a prendere, comunque vai a parlare magari con le tue animali guida, con delle persone guida, con delle persone anche con gli spiriti guida per te, vai ad ascoltare il tuo intuito, quindi vai dentro di te, sarà questo che ti permetterà di decidere tra tutte queste opzioni dove andare, di qua, di là, di su, di giù, dove, dove voglio andare. Devi guardarti dentro, lei ha le spalle, quindi prima bisogno di ok, dato che dentro sono così a un alto livello, aspetta che non lo vado a chiedere all'esterno, ad amici, parenti, cugini, loro cosa farebbero al posto mio. No, 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 lo vado a chiedere dentro di me, le mie guide mi aiuteranno a comprendere quello che è già, la risposta che è già presente dentro di me, ok? E questo mi dà, vedete, non una direzione, ne ho tantissime che posso prendere. Starà a me capire qual è in questo momento quella che desidero percorrere, ok? Non dalla necessità di percorrere quella strada, dal bisogno di percorrerla, ma da uno stadio che ci sono dentro interiore di pace, di benessere, di voglio proseguire verso questa strada semplicemente perché voglio, perché ho il desiderio di. Quindi questa la teniamo qua proprio, la vostra scelta. In questo mese ci sarà un certo momento questa scelta da fare, così. Perché le altre carte che sono uscite, abbiamo l'ultima che è uscita è l'Eremita, Temperanza in mezzo e l'Otto di Pentacles al contrario. Quindi cosa vediamo? Vediamo proprio questo ripetere un po', ricordarci tutto ciò che vi ho appena spiegato con una carta. Questo è un po' un guarda, se non l'avevi capito prima te lo faccio ricapire bene adesso. Quindi l'Otto di Pentacles, quindi l'Otto di Denari al contrario, ci dice guarda quanta prosperità, quanta bellezza della vita, quanti doni la natura, la vita ti può offrire se tu scegli di vederli, di percorrere quella strada. Quanti sono magici, sono tantissimi, sono così tanti, sono intrecciati, si crea proprio un raggio magnifico di tutti questi doni. Però devi scegliere di percorrere questa strada, non è che io, via, te li regalo, te li dono, senza fatica, senza fare nulla, senza, vai. Eh no, ci dice, temperanza signori, temperanza vuol dire ricordati quell'equilibrio interiore, di nutrire te stessa, quanto ci hai messo per arrivare qui, non te lo dimenticare,
non in 3x2 lanciarlo fuori dal balcone e dire no, ma adesso non faccio più niente. No, 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 no. Questo equilibrio interiore che hai conquistato, che sei riuscita a raggiungere nel tempo, che siete riusciti a raggiungere nel tempo, ci dice continua. Continua a trovare questo bilanciamento di nutrire la tua anima, nutrire i tuoi bisogni e poi da lì donare all'esterno. La temperanza ci ricorda di versare da una coppa che è piena. Se noi non siamo pieni, se non siamo ricaricati, come possiamo dare? Come possiamo scegliere in maniera efficiente, in maniera tranquilla, in maniera serena? Da uno stato che non è di bisogno, non è di scarsità, ma è di abbondanza, ok? Ci dice, ricordati, continua a fare ciò. Non dire ok, adesso l'ho raggiunto e quindi basta, lo lancio fuori dalla finestra, oramai ho già raggiunto quel traguardo, a posto, sono via. Eh no, e per fare tutto ciò, ti ricorda, prenditi il giusto tempo per andare, prenditi un momento magari di spazio per te, ascoltati te nel profondo, distaccati da tutte magari i disturbi, i discorsi che hai attorno a te per un momento. Quello soprattutto, secondo me, questo arriverà verso la fine del mese, magari non sarà immediata questa scelta, ti dirà prenditi il tempo per continuare a ricaricare te stesso in un momento di magari in natura, di ritorno nella natura, prenditi uno spazio dove sei tu e la natura, 10 minuti, un'ora, mezz'ora, mezza giornata, una giornata intera. Sei tu e la natura vedete che sembra qua che stia quasi parlando col muro, sta parlando col dietro, e qua ha gli occhi aperti, è l'unica carta che ha gli occhi aperti, o non è il contrario, non è che guarda dall'altra parte, questa carta ha gli occhi aperti perché ci permette di vedere veramente dentro di noi, tantissimo, e la natura secondo me per voi diventa proprio la chiave per poter continuare a guardare in profondità dentro di voi, che è ciò che vi aiuta a fare la scelta più corretta, più in linea a chi siete, ok? E secondo me questo, dato che è l'ultima carta che è uscita, sarà un po' verso la fine del mese. Magari avrete un momento di stacco, oppure vi sentirete a fine mese con, avete un po' più di tempo libero, potete dedicarlo a fare ciò in natura, perché la natura, come sempre, ci parla. Se le porgiamo orecchio, e questo sembra proprio che lei stia porgendo orecchio, ecco che è possibile, ecco che si può. E quindi è magica questa cosa. Bene, direi anche qui ha molto senso. Ora andiamo a vedere con le altre carte oracolo. Ho utilizzato le carte della rosa. Questo mese ho voluto utilizzare delle carte molto legate al femminile, all'andare in profondità, a ferite passate, al passato, quindi vedremo come è tutto legato proprio a questo. E nelle carte della rosa per voi ne sono uscite due. Sono uscite la carta qua, la prima, vediamo, The Mystic Rose, compassione, devozione, umiltà, humanity, quindi umanità, grazia, grace, quindi ricorda la base. The Mystic Rose è quella rosa mistica, cioè ci ricorda che per arrivare, tutte queste carte dietro, no? Compongono questa rosa mistica. Abbiamo la mente, abbiamo il fisico, abbiamo la passione da questa parte, il fuoco che ci spinge, e poi abbiamo anche l'acqua, l'emozione. Tutte loro formano questa rosa mistica che, per poter continuare ad avere questa pace interiore, cosa serve? Compassione, devozione, umiltà, umanità, grazia. Quindi ci ricorda anche di essere gentili con noi stessi, ok? Passettino alla volta. La pace interiore non è un qualcosa che si conquista con il sangue, con la fatica, con le gocce di sudore. Non funziona così. Si conquista padroneggiando e scegliendo di essere compassionevole, devota ad una causa, ai propri credo, al bene dell'umanità, all'amore, umiltà, con l'umiltà, con l'umanità e con proprio quella gentilezza, quella grazia. Vedete com'è diverso? Quindi la teniamo qua, che ci guida, vi guiderà proprio per questo mese. L'altra è splendida perché ci ricorda come la natura, che abbiamo visto come è tornata più e più volte, è una madre che ci supporta. Lei è sempre lì, e quando abbiamo bisogno di supporto, di tranquillità, di ricarica, lei è una grande antenata che è lì per tutti noi. E vedete com'è? Ci sta supportando, ci sta
tenendo fra le braccia. Quindi ci dice proprio held, sei supportato, sei sostenuto, io ti sostengo. Ci parla della certezza del soil, quindi la certezza del suolo, le basi, quelle radici che è proprio è la base, loro ci sostengono. Quindi magari appunto concentratevi quando siete in natura di connettervi con le tantissime radicazioni, le sto immaginando tutti questi fili, queste radici, quanto sono intricate sotto il terreno, fino a dove possono arrivare, come comunicano fra di loro. Cercate di connettervi con questa, con loro parlare, come la natura comunica da una parte all'altra sotto il suolo, dove non lo possiamo vedere. Siamo nella stagione dove il confine fra i due mondi, fra il sottile e il nostro mondo, è molto appunto sottile. Il filo fra i mondi è proprio questo, il mondo dell'immateriale, del materiale, c'è una porta che si apre. E quindi vediamo dentro, vediamo il sopra, ma riusciamo a vedere e a percepire anche quello che ci sta sotto. E infatti ci parla di unseen help, quindi di un aiuto che non vediamo, che magari non riusciamo a toccare, magari non vediamo davanti agli occhi, ma possiamo percepirlo e possiamo utilizzare la certezza che ci sta sostenendo, ok? Questo supporto, la comunità, proprio la natura è una comunità enorme che parla fra di sé sempre e ci ricorda che c'è questa connessione. Anche noi siamo natura, quindi anche noi siamo in grado di connetterci, ok? Non siamo mai soli, non esiste la solitudine, di sentirsi isolati, di sentirsi da soli. In realtà, se ritorniamo in natura, non saremo mai soli. Dobbiamo ricordarci questo, magari qualcuno di voi ha bisogno di sentire questa cosa, perché lo capisco perfettamente, è una cosa che anche a me mi ha sempre molto lasciato, mi ha un po' bloccato, mi ha sempre fatto sentire diversa, sentirmi molto sola. E questo invece è proprio un promemoria per dire, guarda che in realtà è, come dire, è un false friend, è un falso amico, tu non sarai mai sola, non sarete mai soli, ok? Ricordatevi della natura, la natura è lì, per voi sempre, ok? Vediamo ora le altre carte che ho pescato per voi. Una è quella, questa, è proprio delle ferite, della guarigione. Andiamo a vedere che cos'è. Questa invece è una carta delle vite passate. Ho voluto andare a esplorare anche questo mondo, dato questo mese e dove appunto abbiamo il velo super sottile. Quindi la prima carta è stupenda perché tratta di una ferita e in questo caso parla dei sogni, quindi queste sono le carte proprio del healing, dell'autoguarigione, quindi non della ferita, è proprio più la parte successiva, giustamente, dell'aver guarito una ferita. E magari il mondo dei sogni, il sognare, l'immaginazione vi permette, il visualizzare anche, vi permette di guarire. Il credere in questi mondi fatati non fa male a nessuno. Se non vi perdete nelle illusioni, ma li utilizzate a vostro beneficio, quanto potete spiccare le ali. Vedete tutta la meraviglia di questi colori, c'è la delicatezza, vedete anche lei si sta lasciando andare, si lascia dormire dove? Su una meravigliosa tigre. E diciamo che la tigre non è un animale molto tranquillo, comunque su cui, ok, mi abbandono e me la dormo. Invece ci va a dire, dipende come siamo noi. Se noi siamo tranquilli, l'animale è tranquillo. Va a parlare della forza dentro di noi e della fantasia, dell'immaginazione dentro di noi. Vedete com'è? Anche questo è un bellissimo messaggio. Unire un lato più femminile, più morbido, più lucente, più farfallante, no, in giro, con la forza di una possente tigre. Ok? Che vedete? È tranquilla. L'altra carta dal passato, io l'avevo un attimino guardata prima, perché quando escono cavalieri, dame, eccetera, eccetera, io sono sempre molto felice. E per voi, per quanto riguarda il passato, è uscita la carta del cavaliere. Quindi ci ricorda di alti, nobili principi. Può essere che in passato li avevate già seguiti, adesso è arrivato il momento di riscoprirli, di andarvi a chiedere quali sono i principi che governano la mia vita, per cui è importante per me combattere, è importante per me scegliere le giuste battaglie, le battaglie che meritano di essere combattute. Quali sono? Il cavaliere dentro di voi, abbiamo
un unicorno, abbiamo una spada, abbiamo proprio il discorso del proteggere. La cavalleria riporta a un mondo di fatto di onestà, fatto di lealtà, di protezione, ok? Quindi ci va proprio a dire questo, dov'è che questa protezione, come posso trovarla? La natura già me la dà, ma devo trovarla anche dentro di me, nel maschile dentro di me che è in grado di darmi sostegno, protezione. Vedete, proprio legato ai principi, a questo che un pochino si è perso l'ordine della cavalleria, ma che io sento tanto che come sta tornando, sta ritornando tanto. Quindi sì, io adesso va bene, sto parlando molto per quanto riguarda il corso Witch Power e Witcher Power che sto facendo, e riguardo al maschile parlo molto del ritorno alla cavalleria, di valori nobili, di valori di un certo stampo, antichi, ma che non sono mai morti in realtà, hanno bisogno di una rinascita. E quindi voi ci va a dire che in un passato sicuramente avete vissuto per questi principi, avete lottato per le giuste battaglie in cui credevate, ed è arrivato il momento di ritornarvi a chiedere questa cosa, ok? E a proposito di chiedervi questa cosa, voglio concludere con, ho pescato una carta dal mazzo, quello delle risposte degli angeli. Quindi se durante tutto questo corso della mia spiegazione, un po' dei messaggi per voi di questo mese, vi è uscita una domanda particolare a cui desiderate una risposta, qui sotto c'è già una risposta dagli angeli, oppure se durante il mese esce una domanda specifica, qualcosa che ritorna e ritorna, e dite aspetta che torno a vedere il video che ho visto della lettura di carte e vado a vedere qual era la risposta per me, per questo gruppo. Quindi, bando alle ciance, adesso ve la giro, perché la risposta per voi è questa. Non fermatevi. Don't stop. Do not stop. Quindi non fermatevi. Non so adesso su qual è la domanda che avete fatto, ma magari non fermatevi in questa ricerca, non fermatevi qui nel lavoro che avete fatto. Don't stop. Dice non fermatevi, ok? Quindi, detto questo, io vi ringrazio per essere stati qua con me e fatemi sapere nei commenti se avete scelto questo gruppo, se ha risuonato con voi, e noi ci vediamo al prossimo video. Di nuovo grazie. Ok, se hai scelto questo gruppo, siamo al numero 3, mazzo numero 3, e mi fa molto piacere perché abbiamo lo scorpione che è viola, abbiamo qua, magari non si vede troppo, ve la faccio vedere, comunque l'ametista che anche lei è viola, quindi scusate ma l'essere in palette per me è molto importante, mi piace molto. Quindi voi avete scelto, andiamo un attimino a comprendere, lo scorpione che ci parla di abbracciare la nostra shadow self, quindi il nostro lato ombra, imparare a fare amicizia con le ombre, accoglila come parte di te, rinasci più forte di prima perché luce e ombra coesistono. Non esiste la luce senza un pizzico d'ombra e non esiste l'ombra senza un pizzico di luce. È il discorso senza tempo di come la luce viene attratta dal buio, come il buio è attratto dalla luce, e devono coesistere come? Nelle giuste dosi. Noi possiamo fare questo dentro di noi. Lo scorpione è il segno più bravo nel fare ciò se è un alto livello di stadio di coscienza di sé. Quindi in tutti i segni abbiamo degli stadi di coscienza e c'è chi rimane sempre al primo stadio e non evolverà mai, chi invece decide di no, per me c'è di più, voglio di più, e inizia a farsi domande, inizia ad aprire un altro mondo, eccetera eccetera. Quindi per anche lo scorpione ha un grande potenziale di rinascita, è il segno di rinascita per eccellenza. Per poter fare questo tipo di rinascita, cosa ci insegna? Deve andare a vedere le proprie ombre, niente più niente meno. Sappiamo che non è semplice, non è veloce, non è una scampagnata, però è importante. Abbiamo poi l'acqua che ci parla della fluidità, della morbidezza, delle emozioni, della profondità delle emozioni, avendo poi lo scorpione qui, dell'andare negli abissi. L'oceano ci dice immenso e profondo, come la tua sensibilità. La tua empatia è un'onda che si alza e si abbassa secondo la marea. Segui la fluidità, non andare controcorrente, non farti travolgere, non ostinarti. Vai con la corrente, lasciati trasportare, fidati dell'acqua, vai in profondità, vai a scoprire cosa rimane nascosto, e una volta che l'hai fatto,
letto, ecco che potrai rinascere più forte di prima. Quindi per questo mese comunque un pochino questo un leitmotiv, quindi è comunque una costante per tutte le letture, questa è rimasta, ma siamo nel mese di novembre, me lo aspetto, siamo nel mese, nella stagione dello scorpione, poi inizieremo con quella del sagittario, è un mese di ombre, un mese in cui il velo è sottile fra i due mondi, quindi ci sta, la connessione psichica è più ampia, siamo molto più connessi con ciò che percepiamo solo, ci sta. E se avete scelto questi due segni, quindi lo scorpione e l'acqua, probabilmente siete ancora più percettivi, siete in grado di percepire, siete molto intuitivi. Quindi direi che andiamo un pochino adesso a vedere le carte dello zodiaco, anzi non le carte dello zodiaco, ho detto le carte dello zodiaco, ma in realtà volevo dire andiamo a vedere i tarocchi. Queste erano le carte dello zodiaco, i tarocchi, cosa... Quale messaggio vanno un attimino ad approfondire per voi per questo mese? Allora, vediamo se vedono tutte. Partiamo da qua. Abbiamo l'imperatore e la regina di bastoni, come vedete, al contrario. E poi abbiamo un due di bastoni qui e poi andiamo a prendere le altre. Quindi, a inizio mese, quello che io vedo da queste due carte, dall'imperatore e dalla regina di bastoni, è che magari siamo in un momento inizio del mese di insicurezza, ovvero tutto quello che abbiamo costruito nel tempo, ciò che abbiamo imparato nel tempo, siamo in una fase di aspetta, non ci capisco più niente, non capisco qual è l'insegnamento, sono in confusione, non ha più senso, non mi sento padrone di ciò che ho appunto maturato, di ciò che ho imparato nel tempo, non mi sento padrone delle mie passioni, di ciò che mi appassiona, che sembra magari andare sempre più lontano da me invece che avvicinarsi. Non ha più senso, è come dire che io sia in questo vuoto in cui prima c'era tutto avevo, ero consapevole, ero connessa con me, padroneggiavo sia appunto l'autorità, padroneggiavo la mia leadership, ero in grado di fare tutto ciò, ero anche felice di portare il mio contributo, la mia passione, la mia arte, le mie doti artistiche o meno, la mia creatività. E adesso sembra che tutto ciò invece sia come in un momento di blocco, o che non abbia senso, o che sia dire non capisco, ok? Quindi c'è un momento iniziale di un po' di disagio, di non capisco più niente, sono un attimino in questo momento caotico, in confusione, ok? E ci può stare questa cosa. Magari questa confusione vedrete voi da cosa è dettata, magari un momento di confusione, di sembrare di andare indietro come un gambero, ma poi andiamo più avanti, può essere proprio dedicato dal dire devo concedermi un momento di pausa, di riposo, di affrontare questo, anche di navigare lo stesso questo momento di confusione con la sicurezza che mi porterà qui. Qua cosa abbiamo? Il re di Pentacles, di denari. Ci arriverò, non velocemente, sicuramente non di corsa in 3 secondi, dovrò imparare a navigare anche i momenti di difficoltà, i momenti in cui sembra che nulla vada come dovrebbe andare, in cui quello che pensavo di aver imparato invece adesso è come che mi sia ribaltato contro, ok? E avrò la possibilità di vedere, di qua abbiamo il due di bastoni, di andare in un'altra sponda, di andare in un altro regno, di andare a conoscere qualcos'altro, al mondo che tiene in mano, e c'è tutto questo spettacolo al di fuori dal suo castello, quindi c'è questa possibilità di andare oltre. Se non si chiude in sé, se non si chiude nelle sue paure materiali, nelle sue paure di ho paura di perdere tutto, ho paura che mi venga rubato, ho paura di... Quindi abbiamo un po' un senso di scarsità. Per poter andare oltre non posso correre in maniera impulsiva, andare senza pensare, in maniera boom mi ci butto, o lasciarmi travolgere da questi pensieri maligni, da questi pensieri debilitanti, da queste paranoie, eccetera, eccetera, da ho paura, oddio, perderò quello che ho già costruito, se vado via, se faccio una cosa diversamente, perché vediamo qua il 2 delle opzioni diverse. Magari dopo questo momento di confusione, questo aver navigato un momento un pochino difficile, abbiamo delle strade, ci si aprono delle strade che non ci aspettavamo, ok? È un po' l'imprevisto, lo scorpione non ama le cose impreviste, quindi magari può essere anche questo, il confrontarsi con un qualcosa di imprevisto,
non è il suo, preferisce una strada bella chiara, vado avanti per il mio percorso, sono tranquilla. Gli imprevisti diciamo che non li amano troppo, però abbiamo l'acqua. L'acqua ci chiede di navigare tutto ciò, navigare la corrente, navigare anche ciò che ci permette di andare in profondità nell'oscurità. Perché poi ci danno, appunto, arriveremo verso metà mese ad avere delle diverse opzioni che magari appunto non ci aspettavamo, ma entrambe hanno una base di qualcosa che ci ispira, qualcosa che ci interessa. Quindi starà a noi di andare a valutare, ma di andare a valutare non tramite questo senso di mancanza, questo senso di ho paura, devo tenere tutto per me, se no non riesco a costruire, vedete qua dietro, tutto quello che desidero. E quindi sarà magari anche una scelta non velocissima da prendere. Queste carte, vedete, siamo nel grigio, grigio, qua poi c'è una velocità, quindi sicuramente qua la nostra chiarezza inizia alle nubi che avevamo qua in questo grigiore, in questa nebbia. La nebbia inizia piano piano a diradarsi perché stiamo iniziando ad avere sempre più chiarezza di ok, qual è il percorso che voglio fare, ho compreso le mie ombre, adesso ok, mi è più chiaro la direzione. Ma questa carta ci invita che se magari noi volevamo subito, quindi appena questo momento di confusione volevamo subito avere la chiarezza di dove andare, ci dice no, datti il tempo, arriva verso fine mese, perché sarà verso fine mese che avrai la capacità di avere più chiarezza mentale, in cui la nebbia sarà più diradata e potrai prendere una decisione con lucidità mentale. Questa lucidità mentale sarà quella che ti porterà a costruire, vedete qua, un regno pieno di ricchezze, qualunque sia la ricchezza che tu desideri. Quindi ti farà chiedere molto probabilmente che cos'è per te sentirti ricco, cosa vuol dire per te sentirti pieno, ricco, abbondante, prospero o prospera, comunque femminile, maschile, sapete che io un po' li cambio in continuazione giusto perché voglio parlare a tutti. Quindi provate a vedere, chiedetevi questa domanda e magari se all'inizio non sapevate rispondervi o pensavate che avreste risposto in una determinata maniera, alla fine del mese scoprirete che probabilmente siete cambiati. E il fatto che siete cambiati da chi eravate una volta magari non è così male, o magari non è un dramma, non è questo aiuto, non so più chi sono, eccetera eccetera, perché vi porta verso ciò che desiderate proprio a livello materiale, a livello che okay, in questa vita, in questo mondo, cosa desidero creare, ottenere, portare a me, nutrirmi con cosa, cos'è che ricevo, quali doni ricevo dalla natura. Serve però fare questo percorso qui, ok? Poi ho estratto anche qua alcune carte di tematiche molto legate un po' appunto al misticismo, a questo mese, alle vite passate. Queste sono le carte di autoguarigione e per voi sono uscite due carte che una mi fa ridere per quello che abbiamo appena detto, che è la carta della pazienza. Quindi ci dice be patient, per quindi costruire questa bellezza che desideri, questa ricchezza, serve dare tempo al tempo, far sì che il tempo faccia il suo corso. È importante questo, non voler sempre tutto e subito, ok? L'altra carta di autoguarigione ci va a parlare di unleash your creativity, quindi di porta al di fuori la tua creatività, soprattutto con lo scorpione, con l'acqua. I segni d'acqua sono estremamente empatici, intuitivi e sono dei grandi artisti, perché tramite il loro dolore, soprattutto lo scorpione, tramite i loro traumi, il loro dolore, anche ciò che vivono di negativo, sono in grado di trasformarlo, di alchemizzarlo, cosa? In un'opera d'arte. La creatività, la musica, questo talento artistico gli permette di creare, dal buio creare qualcosa di luce, qualcosa che può dare un insegnamento, che può trasmettere un'emozione particolare, che può ricordarci che siamo parte di un tutt'uno, che non siamo, come dire, che non solo io magari ho questa percezione. Quindi ci dice unleash your creativity, quindi porta al di fuori, non bloccare la tua creatività, ma invece lasciala andare, lasciala proprio fluire, magari anche da questo momento, no, da questo momento di confusione o da questo tempo un pochino di pazienza, quindi più lento, possono uscire magari tante cose. Quindi mi viene anche in mente da pensare proprio così il messaggio che ricevo, che dire magari l'opera d'arte, ciò che uscirà, non sarà buona la prima, sarà
ci sarà la prima, poi magari ci sarà una revisione, un altro occhio dopo, poi un altro sistematina. Sarà un'opera come gli antichi affreschi, no? Che vengono fatti nell'arco di tantissimo tempo, non in una volta solo, ok? Faccio un dipinto a posto. No, 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 no. Prima faccio il retro, prima faccio lo sfondo, poi do alcune pennellate per delineare i bordi, poi vado ancora. Tutto questo ne un giorno si asciuga, un altro giorno si asciuga, altri 2 o 3 giorni passano, magari non ho l'ispirazione, ci torno dopo, capito? In questo senso. E la mettiamo qua. Le altre carte per voi sono le carte della rosa, che sono uscite queste due. Intanto Sacred Waters, quindi ritorna l'acqua, l'importanza dell'acqua, l'acqua a memoria. Uno è l'acqua a far fluire, l'acqua è legata alla creatività, all'intuito, alle emozioni. Quindi ci parla di nourishment, nutrimento, riempire la nostra acqua, health, salute, rest, riposo, self-care, prenderci cura di noi. Magari attraverso l'arte, o magari attraverso il riposo, magari attraverso appunto secondo me attraverso l'arte, non lo so, per voi sento un po' questa cosa, è l'arte che richiama queste emozioni che sono in grado di portare al di fuori, creare qualcosa di davvero unico. The Wasteland, anche questa carta ci parla di sostenibilità, rallentare, tend to your garden. E magari, siccome è questo, abbiamo l'acqua anche qua, vedete com'è tutto arido attorno a noi, ma la nostra acqua no, qua abbiamo la nostra land, quindi la nostra terra che invece è viva, è verde, è piena di nutrimento, quindi ci dice rallenta e ritorna in quella terra nutriente per te. Secondo me, per voi che avete scelto questo gruppo, sento che quella terra nutriente è legata a un qualche tipo di arte, a un qualche tipo di creatività, di hobby, qualcosa che vi permette di nutrire le vostre emozioni o di processare le vostre emozioni, capite? Che ci parla proprio di rallentare, ritorna al tuo giardino. Quindi le teniamo qua, questo rallentamento, perché non ho finito altre carte che ci danno delle informazioni. E le carte che ci danno delle informazioni ho voluto prendere questa volta, dato che siamo in questo mese, le carte delle vite passate. Queste sono carte che io di solito non tocco per il collettivo, praticamente mai. E con voi sono uscite 2 carte specifiche, cioè prima mi è uscita la carta di persecuzione e inquisizione. Quindi ciò che penso è che magari qua, all'inizio del mese, può essere che vi sentiate bloccati proprio nella vostra creatività, nell'esprimere la vostra voce, nell'esprimere il vostro lato artistico, nell'esprimere qualcosa. C'è un qualche blocco che può essere legato proprio perché avete paura di farvi vedere, perché in un passato, in una qualche vita passata, la vostra capacità artistica, il vostro intuito, questa vostra capacità di creare è stata inquisita, è stata perseguitata, quindi c'è un po' questa paura rimasta dentro di voi. E secondo me, con questo mese, che è molto connesso alle vite passate, a onorare gli antenati, onorare anche le vite passate, potrebbe magari riaffiorare questo a galla, dato che andiamo a vedere le nostre ombre, e sarà magari una ferita, un qualcosa da guarire, da andare a comprendere cosa ci vuole dire, chi siamo noi adesso, qual è il tipo di arte che portiamo. Una volta compreso questo, secondo me, questo avrà proprio la fluidità di uscire, ricordarci che è il nostro punto di forza, che è il nostro giardino verde quando tutto attorno è arido, è quello che ci ricorda chi siamo, è quello che ci fa stare bene. Quindi vedete come ritorna, per quello vi dicevo che secondo me la musica, l'arte, la poesia, il ballo, tutto ciò che è creativo, il disegno, qualsiasi cosa sia, è legato con voi, con questo gruppo. Ora, per concludere, anche qui ho estratto una carta delle risposte direttamente dagli angeli. Non sono io, saranno loro che vi risponderanno. Quindi, se durante tutta questa lettura, e anche io stessa qua ho avuto delle domande, quindi adesso vediamo cosa ci risponde. Se durante tutta questa lettura vi è venuta in mente una domanda specifica di cui vorrete risposta, qui c'è la risposta. Oppure se durante il corso di questo mese avete un tarlo, un qualcosa su cui
vorreste un aiuto o una risposta dai vostri spiriti guida, soprattutto dagli angeli, tornate qui e riguardate la risposta che vi è stata data. Perché io adesso la girerò e vedremo cosa ci dice. Yes! Un chiaro, chiaro sì. Proprio diretto, semplice, sì. Quindi la mia domanda era quella se con voi c'entrava molto il discorso dell'arte, che l'ho molto sentito così a livello intuitivo. Allora, le carte mi confermano che sì. Voi mi direte poi nei commenti se volete condividere con me assolutamente se vi ha risposto a quello che avevate chiesto. In più, se avete scelto questo gruppo, sempre fatemi sapere giù nei commenti se è risuonato, ok? Poi io vi ringrazio anche a voi per aver guardato questa lettura e noi ci vediamo al prossimo video.